apriamo ufficialmente questo spazio, seguitemi pure nella training center e cambiamo location. Prego. Giovedì 29 settembre eravamo a Milano per celebrare i primi 10 anni della sede italiana di Hisense, per osservare da vicino 3 novità che approfondiremo sicuramente, ma che già vi anticipiamo. Il nuovo TV LCD serie A6 con diagonale da 85 pollici che arriverà tra un mese ad un prezzo suggerito al pubblico che è quasi dell'incredibile, ovvero 1299 euro IVA inclusa. C'è poi il nuovo laser TV PX1 Pro con 3 laser RGB da 2699 euro al pubblico e il nuovo kit con schermo a cornice fissa da 100 pollici con superficie morbida arrotolata e con guadagno molto elevato. Hisense Italia arriva alla celebrazione dei primi 10 anni con un importante ampliamento della sede di Milano, con l'apertura di un grande spazio espositivo interno di 700 metri quadrati, in cui ogni categoria di prodotto ha una specifica area dedicata con le ultime novità in tema di TV, di video e audio dedicati sia al mercato consumer che a quello B2B, e in cui trovano spazio anche i grandi elettrodomestici freestanding, le soluzioni a incasso, i piccoli elettrodomestici e i sistemi di climatizzazione residenziale e professionale. Parte dell'ampliamento della sede di Milano è dedicato al nuovo AC Training Center per la formazione degli specialisti della climatizzazione. Un'ampia sala con 50 postazioni che nella giornata celebrativa ha contenuto a fatica i tanti ospiti e i numerosi esponenti della stampa specializzata. Tra gli invitati c'era anche un ospite molto speciale. Diamo il benvenuto a Fabio Galante. È un'entrata in campo, praticamente. È un'entrata in campo, grazie. Complimenti. Molte grazie. L'osservatore dell'Inter, Fabio Galante, che ha già indossato la maglia nero-azzurra tra il 1996 e il 1998, ha portato in dono all'amministratore di Hisense, Gianluca Di Pietro, una maglia numero 10 che sottolinea la partnership siglata lo scorso agosto e che legherà Hisense e Inter fino alla stagione 2024-2025. Nella nuova showroom, tra TV LCD, QLED, OLED, Mini LED e un paio di esemplari di Laser TV L9G su schermi da 100 pollici e 120 pollici, il grande assente è il nuovissimo PX1 Pro, annunciato pochi giorni fa e già presente in alcuni negozi specializzati. Chiediamo il perché a Giuseppe Pellegrino, B2B Sales Manager di Hisense Italia e che cura in particolare tutti i prodotti Laser TV. Non è qui, è un prodotto, come dicevi tu, nuovissimo, per cui l'introduzione sul mercato è stata a settembre e a breve ci attrezzeremo ovviamente per averlo anche qui nella nostra showroom. Non è qui in questo momento, è un prodotto comunque che va ad ampliare la gamma, che fino a ieri contava 4 prodotti, 2 single laser e 2 triplo laser. Questo è un prodotto più, direi, tecnico, più da specialista, perché è un triplo laser ma viene fornito senza pannello, ha la possibilità però di aggiustare il fuoco e poi creare delle immagini dai 90 ai 130 pollici, quindi un pochettino più tecnico da questo punto di vista. Non è dotato, differentemente dai suoi fratelli delle altre gamme, di sintonizzatore, quindi qui ci vuole l'intervento dello specialista hi-fi tecnico che a seconda delle esigenze del cliente suggerisce un buon pannello, suggerisce delle device eventualmente da applicare se si volessero avere sintonizzatori e quant'altro. PX1 Pro che comunque è già disponibile in visione presso numerosi punti vendita che poi magari indicheremo in calce in questa intervista, però qui c'è un'altra novità che non ci aspettavamo, ovvero c'è sempre l'L9G, ovvero il trilaser di fascia alta col sintonizzatore integrato, stavolta con uno schermo diverso. Mi puoi raccontare qualcosa di più su questa opzione? Sicuramente andando incontro anche alle esigenze dei nostri rivenditori e dei nostri consumatori, abbiamo fornito sia la versione triplo laser che si vede qui, ma anche la versione single laser, quindi sia la L9G che la L5F, di un pannello soft. Pertanto, mentre prima avevamo un pannello rigido, estremamente performante, ma un po' complesso a volte da da movimentare, in alcune case avevi delle difficoltà, la taverna, la mansarda, gli accessi, in questo caso hai un pannello soft dalle altissime prestazioni, sempre LR, ma diciamo arrotolato e tutto da costruire, assemblare in loco, per cui molto più facile, molto più accessibile, con delle ottime performance.
All'interno della nuova showroom Hisense abbiamo incontrato anche il nuovo product manager TV Francesco Fasiello, con cui abbiamo fatto il punto sulla gamma attuale di TV Hisense e a cui abbiamo chiesto informazioni anche sul nuovo TV LCD con diagonale da 85 pollici, proposto a 1299 euro e che contiamo di testare a ridosso della sua disponibilità sul mercato. Siamo qui nel nuovo showroom che abbiamo inaugurato oggi. Abbiamo tutta quanta la lineup di Hisense, quindi dalle tecnologie top di gamma che vanno dall'OLED al mini LED, anche quelle diciamo di medio gamma, del QLED o dell'Ultra HD, nei vari polliciaggi che quest'anno Hisense ha sul mercato. Quindi entriamo diciamo nel nostro mondo con un polliciaggio di 43 pollici, arrivando fino a un 85 pollici della serie A6DG. Sono prodotti sicuramente molto innovativi, comunque con una performance migliore rispetto a quella dell'anno precedente, con una lineup che sull'OLED e sul mini LED arriva a 120 Hz di pannello su tutti quanti i prodotti della serie OLED e mini LED. Abbiamo due prodotti che hanno una soundbar inclusa, quindi Hisense è anche attenta al dettaglio dell'audio, quindi con delle potenze da 70-80 watt e tre canali audio con subwoofer integrati. Anche il lato QLED, soprattutto nella serie e nella tecnologia dello ULED, Hisense ha voluto mettere un'impronta forte sul prodotto con una qualità prezzo ottima e sarà il prodotto che noi sponsorizzeremo tanto anche durante l'evento dei mondiali in Qatar del 2022. Sicuramente quest'anno continua a essere al centro dell'attenzione il cliente, quindi tutti i prodotti sono stati diciamo rivisti da un punto di vista di design, ma anche quello che è la performance e la qualità dei prodotti. Questo è il nuovo modello da 85 pollici, il taglio più grande a livello di polliciaggi per Hisense, che stiamo portando proprio in questi mesi e che quindi sarà disponibile nel quarter in cui stiamo per entrare, nel quarto trimestre, con un prezzo che comunque sicuramente è molto accattivante anche a livello di tecnologia, comunque di performance. Un prodotto che seppur di una gamma Ultra HD, quindi un pannello LCD, ha sicuramente delle performance a livello qualitativo molto alte. Il nuovo 85 pollici A6 è un LCD con retroilluminazione tradizionale che però ha sfoggiato una buona uniformità, una luminanza superiore alla media, un'ampiezza di gamut molto vicina a quella di un QLED e prestazioni che approfondiremo molto presto. Arriverà nei punti vendita tra fine ottobre e i primi di novembre ad un prezzo suggerito al pubblico di 1299 euro, IVA inclusa.